Mercoledì 19 luglio, Sant'Arsenio il Grande. È il 200° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 165 al termine. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.53. La luna si leva alle 2.08 minuti e tramonta alle 16.39. Lazzaro Mocenigo, capitano generale da Mar della Repubblica Veneta, sbaragliata la flotta turca nello stretto dei Dardanelli, vuole portare la guerra direttamente a Costantinopoli. Le navi veneziane avanzano sotto la tempesta di fuoco delle batterie nemiche, piazzate sulle sponde del canale, ma una cannonata coglie in pieno il deposito delle polveri della galera ammiraglia, spintasi audacemente fin sotto costa. La nave si incendia e l'albero poppiero precipita addosso al Mocenigo, che resta ucciso sul colpo. L'eroico ammiraglio, chiamato il terrore dei turchi, aveva appena 33 anni. Lazzaro Mocenigo, scriverà D'Annunzio, meriterebbe di essere canonizzato e proposto al culto di tutti i marinai italiani. Le previsioni per domani. Sereno o poco nuvoloso per velature nella prima parte della giornata. Dalle ore centrali aumento della nuvolosità, anche cumuliforme, soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Precipitazioni assenti al mattino. Dalle ore centrali probabilità medio-bassa sulle Dolomiti, bassa altrove, di locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature stazionarie tranne le minime in pianura che tenderanno ad aumentare.